L'oasi di mercato per il Pescara non è solo la Brianza, in particolare il Monza di Berlusconi e Gagliani. Anche il Veneto è geograficamente il luogo nel quale il Delfino sta scegliendo i rinforzi per la prossima stagione calcistica, con notizie buone e altre meno buone. Partiamo da quelle meno positive. Simone Della Latta non arriverà. Fumata nera e definitiva per il passaggio del centrocampista alla corte di Alberto Colombo. Decisiva la giornata di ieri, quando le parti si sono aggiornate nuovamente senza trovare l'accordo per il passaggio del giocatore in biancazzurro. Le parti non hanno raggiunto l'intesa e il Pescara a quel punto ha ripiegato su Davide Mazzocco del Cittadella, con cui è in piedi e in chiusura l'operazione che porterà in riva all'Adriatico Luigi Cuppone. Visto che il canale con gli Amaranto Veneti era già stato aperto, il DS dell'Icare ne ha approfittato per cambiare obiettivo e virare sul 26enne di Feltre, che ha messo insieme 23 apparizioni nell'ultima stagione di Serie B, 22 in campionato e 1 in Coppa Italia, ma prevalentemente con scampoli di partita, visto che non è arrivato nemmeno ai 1000 minuti. Mazzocco è un'ottima alternativa a quello che era il profilo principale, anche se sempre col Padova si registra la richiesta di informazioni di Delli Carri per Ronaldo. Età differente rispetto a Mazzocco, il brasiliano ha 32 anni ma è anche giocatore in grado di sovvertire gli equilibri in mediana, specie in Lega Pro. A Padova il nuovo corso Caneo, arrivato dopo la sconfitta in finale playoff col Palermo, dovrà chiarire se di Ronaldo c'è ancora bisogno in bianco scudato oppure no. Qualora non lo fosse, il Delfino sarebbe pronto a cogliere l'occasione per inserire il sudamericano al centro del progetto tecnico. Come detto, in attacco per Luigi Cuppone siamo davvero alle battute finali, dopo che anche il giocatore ha dato da tempo il suo assenso a vestire la maglia biancazzurra. Troverà in Abruzzo anche Facundo Lescano, che sarà presto ufficializzato, anche considerando che Clemenza è appena sbarcato in Liguria prima di sottoscrivere il contratto con la Virtus Entella. Tra pochi giorni parte la nuova annata del Delfino, con l'intento dichiarato di migliorare i risultati di quella scorsa e quello non dichiarato di provare a vincere il proprio raggruppamento, che è ancora in dubbio se sarà il B nuovamente oppure no. Molto dipenderà dalle decisioni del Consiglio federale e poi dal Collegio di Garanzia del CONI, dalla geografia calcistica della Lega Pro, una volta che il tempo delle decisioni sarà terminato. Il tutto non cambia il fatto che Colombo, come gli altri suoi colleghi, nel periodo del ritiro sa che dovrà lavorare con un organico che andrà trasformandosi giorno per giorno, con arrivi e con partenze, e che dovrà essere completo solo a fine mercato. Quello è l'importante. Le lacune della rosa della scorsa annata insegnano.